Viviamo in un mondo in cui i video sono diventati sempre più importanti e probabilmente i principali dispositivi da cui poi acquisiamo questi contenuti sono gli smartphone, però se si vuole alzare il livello, ecco, bisogna passare sulle fotocamere semiprofessionali, professionali, e Sony di certo può dire la sua. Da tanti anni anche noi utilizziamo la Alpha 7 III, ne abbiamo un paio in redazione, una macchina che è piaciuta tantissimo a livello globale, tanto che Sony parla di circa 200.000 esemplari venduti in questi anni, però la concorrenza chiaramente si fa avanti e quindi abbiamo atteso come tanti il suo successore, che ho nella mia mano destra. Sto parlando della Sony Alpha 7 IV, una fotocamera, una mirrorless semi-professionale che vi racconteremo un po' in questo video. Mettiamo anche un po' a confronto con la Highlander 7 III, vediamo le differenze, vi racconto un po' com'è fatta. Partiamo dalle cose base: come è fatta, cosa è cambiato a livello estetico ma anche poi funzionale. Vedete, le ho entrambe in mano, vi mostro immediatamente quelle che sono le differenze dimensionali. Sì, perché la 7 IV è leggermente più grande, qualche grammo in più, ma devo dire che poi non si sente così tanto in mano, perché avendo qualche centimetro di larghezza, di spessore in più, soprattutto qui nella parte del grip, ecco, sembra che poi tutto sia un po' meglio distribuito. Grip di cui ci si accorge immediatamente, anche perché una delle critiche che poi sono state sempre mosse alle mirrorless è quella di essere troppo piccoline, quindi associate, come dire, più a dei giocattoli rispetto alle vecchie o alle nuove reflex. Ecco, adesso praticamente si ha in mano una macchina solida che si riesce a tenere perfettamente con una mano, e soprattutto si riescono ad avere tutti quegli elementi principali in punta di dito. Per esempio abbiamo il pulsante REC che si è spostato dalla parte posteriore in alto, decisamente più comodo, e poi sono state ripensate completamente le ghiere. Partiamo da quella principale, che ha subito un selettore in basso tra la modalità foto, quella video, oppure slow motion. Non l'ho trovata comodissima all'inizio per questo pulsantino che mi permette di girare, ecco, di cambiare modalità, però poi ci si abitua abbastanza rapidamente. In alto invece ci sono le classiche modalità, comunque abbiamo un selettore senza alcun tipo di blocco di pulsantino che ci permette di passare da auto a manuale o comunque qualsiasi sia la modalità che noi poi preferiamo. Un po' più libera e soprattutto più facile da raggiungere la ghiera che ci permette di cambiare i tempi dell'otturatore. Come vedete sulla 7 III invece è incassata all'interno dello chassis. Cambia anche la ghiera di compensazione di esposizione, non ci sono più numerini, c'è però un tastino che permette di bloccarla, quindi se magari non vogliamo toccarlo o comunque inavvertitamente cambiare certi valori, si clicca e il gioco è fatto. Piccolo dettaglio, in alto vedete c'è soltanto C2, quindi i tasti personalizzabili sono stati posti praticamente tutti nella parte posteriore. Abbiamo C1, C4 qui in basso e poi C3 invece sulla sinistra. Non cambia, ecco, moltissimo da questo punto di vista, soprattutto se guardiamo, sì, il joystick che resta nella stessa posizione, la classica ghiera invece è qui, che ci permette poi di navigare all'interno del menu o comunque di cambiare tutti i valori più importanti. Ma lo avete già visto, forse la novità che in tanti aspettavano sta proprio qui ed è il protagonista, uno dei protagonisti di questa Sony Alpha 7 IV, ovvero il display, che finalmente è stato rinnovato con una cerniera che si trova, si posta sulla sinistra e quindi ci permette di ribaltare e ruotare completamente il display. Le buone notizie sono quindi due, a mio avviso. La prima è che possiamo regolarla a nostro piacimento, possiamo anche utilizzarla frontalmente, quindi se per esempio utilizziamo molto la fotocamera o comunque la mirrorless per registrare da soli e vogliamo vederci in tempo reale, ecco, abbiamo la possibilità di farlo in questo modo, ma soprattutto abbiamo anche una maggior luminosità, un display che è cambiato completamente rispetto a quello della 7 III, appunto, che invece risultava poco luminoso per i tempi che corrono e quindi difficoltoso da utilizzare in una giornata così assolata come quella di oggi. E visto che ci siamo e stiamo parlando di display, ecco, cambia anche il mirino elettronico. Adesso questo OLED QVGA ha una risoluzione 1,6 volte più alta rispetto al mirino elettronico invece della Sony Alpha 7 III. Il dettaglio si nota, per chi è abituato, insomma, a puntare l'occhio in quella direzione vedrà sicuramente la differenza. Dunque tanta visibilità, più comodità soprattutto in esterno e più comodità anche grazie alle porte. Non soltanto abbiamo un comparto più completo, ma abbiamo anche un accesso più facile, più rapido. Come vedete sulla 7 III è sempre stato un po' tutto più mobile e anche più facile da rompere o comunque da danneggiare. Qui abbiamo ovviamente il doppio jack audio, quindi quello per le cuffie ma anche quello per il microfono esterno, poi una USB Type-C, tra l'altro si tratta di una USB 3.2, e poi una multi micro USB. Però accanto c'è forse la porta che interessa a tanti di voi, ovvero l'HDMI full size. Non dobbiamo quindi più utilizzare un
un adattatore o comunque un cavo dedicato, ecco, possiamo sfruttarlo direttamente in questo modo. Cambia anche in positivo le porte, ovvero abbiamo chiaramente il doppio slot, quindi possiamo integrare due SD card contemporaneamente, ma abbiamo anche il supporto per le CF Express, quindi le schede ancora più rapide, come vedete in alto, quindi abbiamo un ingresso maggiore che permette di utilizzarle. Cosa che invece è invariata, la batteria. La tiro fuori, il meccanismo è sempre lo stesso al basso, c'è la piccola clip blu, e stiamo parlando della FZ100 da 2280 mAh, insomma invariata e magari con maggior necessità, con maggior potenza del processore che adesso vi racconto. Non ci aspettiamo quindi una maggior autonomia, anzi forse siamo un pochino al di sotto rispetto alla Sony Alpha 7 III. In queste due settimane di utilizzo l'abbiamo provata tanto, ma ecco, l'impressione è questa, perché poi abbiamo tanti più dati e soprattutto tanta più potenza. Con il nuovo processore è così, poi cambia chiaramente questo. Si stiamo parlando del Sony Bionz XR, che è lo stesso processore d'immagine visto sulla Alpha 7S3, e poi abbiamo anche il nuovo sensore d'immagine, una delle novità più importanti, ne avrete già sentito parlare. Sto parlando di un Exmor R da 33 megapixel, chiaramente un full frame Exmor R che garantisce maggior dettaglio e in associazione al nuovo processore permette una maggior velocità, quindi acquisizione anche più rapida che adesso vi mostriamo, ma prestazioni migliori anche in condizioni di scarsa luminosità sia per foto che per video. Lo possiamo vedere anche da queste immagini, con pochissimo rumore di fondo e possibilità di alzare gli ISO senza avere troppa paura, quindi ci si può spingere più avanti in foto, come dicevo prima, ma anche in video. State vedendo il nostro confronto, qui abbiamo utilizzato un'ottica 24 mm f2.8 per entrambe le fotocamere, la Alpha 7 IV sulla sinistra e l'Alpha 7 III sulla destra. Vedete i vari step e le differenze sono immediatamente visibili. Chiaramente stiamo parlando di un salto generazionale, ma sì, sin dal bassi ISO fino ai alti ISO si nota la maggior luminosità e soprattutto il minor rumore di fondo, immagine più pulita sicuramente sull'Alpha 7 IV. Altro capitolo importante, la stabilizzazione, che non è stata stravolta. Questa è una buona notizia, perché già sull'Alpha 7 III si riesce tranquillamente a utilizzarla a mano libera, ovviamente quando si associano le giuste ottiche. Ecco, sull'Alpha 7 IV dovrebbe essere migliorata, magari si nota qualche leggera compensazione migliore in certi tratti, dei movimenti meno bruschi, meno balzelli, ecco, però non, l'esperienza non è stata stravolta. Ciò significa poterla utilizzare tranquillamente per riprese come quella che state avendo in questo momento, senza dover sfruttare un accessorio, un gimbal o chissà che cosa. Molti di voi si staranno chiedendo cosa cambia, ecco, fra la Sony Alpha 7 IV e quella che noi consideriamo un po' la miraglia del mercato prosumer per i video, ovvero la 7S3. Ebbene, Sony ha deciso di limitare un po', di mettere delle strozzature su questa 7S4, perché possiamo registrare video sì in 4K a 60 frame per secondo, ma con un crop di 1.5, quindi è in formato Super 35, quindi differenza marcata rispetto alla 7S3, che invece raggiunge il 4K in pieno formato e lo fa con fino a 120 frame per secondo. Che goduria! Piccolo passo in avanti che farà piacere a chi sfrutta poi le mirrorless per trasferire rapidamente i file, non soltanto con il cavo, chiaramente con la USB Type-C che è lì presente, che ho già citato, ma anche via wireless. Penso chiaramente al Bluetooth, ma al sistema che è tutto un po' più rapido. Abbiamo anche poi a disposizione il Wi-Fi dual band, quindi 5 GHz, possiamo scegliere se stare sui 2.4 o sui 5, ma è così, il trasferimento è molto più rapido e tramite l'applicazione dedicata possiamo davvero trasferire i nostri scatti o comunque i nostri video, purché non siano eccessivamente grandi o comunque di dimensioni importanti, al nostro dispositivo mobile. Processore più rapido e quindi possibilità di gestire meglio, ancora meglio, l'autofocus, che è poi sempre stato uno dei punti di forza di queste full frame Sony. Quindi abbiamo sulla 7 IV un autofocus più rapido, un refocus più veloce rispetto alle 7 III. Più punti di messa a fuoco, adesso sono 759, pari al 94% poi dell'area inquadrata. Real time IF, quindi possibilità di mettere perfettamente a fuoco l'occhio sia di persone ma anche di animali, non soltanto in foto ma anche in video, quindi al pari della miraglia 7S3. E poi c'è una piccola nuova funzione che mi è piaciuta tanto, sto parlando del focus mapping, quindi possiamo attivare questa mappa colorata che ci aiuta davvero tantissimo nel mettere a fuoco, quando utilizziamo chiaramente la messa a fuoco manuale, ciò che stiamo inquadrando, quindi un'arma in più rispetto
al focus peaking che abbiamo sempre a disposizione. Tanti formati nuovi e soprattutto maggiore qualità di ripresa. Infatti è stata introdotta, come su Alpha 7S3, la possibilità di utilizzare il formato 422 a 10 bit sia in Full HD che in 4K. Questo si traduce in una migliore resa dei colori e una maggiore qualità generale. Ad esempio, la ripresa che state vedendo è girata in Full HD a 10 bit. Il balzo in avanti rispetto alla sorella Alpha 7 III per noi è notevole. Altra piacevole sorpresa è la possibilità di utilizzare il profilo foto PP11 con gamma Cinetone, un profilo flat con alta gamma dinamica che però, al contrario dei profili S-Log, non richiede grossi sforzi in fase di color correction e che nativo mantiene colori fedeli alla realtà. Poi, chiaramente, possiamo contare su una gamma dinamica molto più ampia rispetto all'Alpha 7 III. Ecco, questo è probabilmente uno dei salti più importanti rispetto alla passata generazione e siamo molto vicini, se non addirittura oltre, ciò che abbiamo poi potuto provare invece con l'Alpha 7 S3. Dunque fino a 15 stop e possibilità di registrare anche in condizioni di completa controluce e continuare a visualizzare bene i colori e gli elementi che dovrebbero essere in ombra, quindi con una rappresentazione molto molto fedele della realtà, quasi stessimo guardando con i nostri occhi. Quindi sì, piena libertà di registrazione anche in queste situazioni. Migliorie hardware ma anche software, come state vedendo poi è cambiato il menu finalmente, direi. Siamo passati a quella che è la nuova interfaccia, già vista su altre Sony Alpha, dunque la nuova interfaccia che è decisamente più familiare, soprattutto facile da navigare sin dai primi istanti chi è stato abituato al vecchio sistema Sony con mille menu che facilitano la confusione. Ecco, qui è tutto molto rapido, facile da trovare, facile da intercettare, soprattutto con questi menu, vedete, ad hamburger che si vanno esplodendo orizzontalmente. Poi ci sono nuovi formati video, quindi XAVC, HS in H265, quindi formati più compressi per chi volesse utilizzarli, con un bitrate fino a 600 megabit per secondo, esattamente come sulla 7S3. E si va soprattutto oltre i 100 megabit per secondo della 7 III. E poi non cambiano i piccoli problemi invece legati all'otturatore elettronico. Come vedete in questo scatto abbiamo realizzato la medesima fotografia utilizzando prima l'otturatore elettronico, quindi silenzioso, ma vedete questi disturbi, queste bande nere, perché la sincronizzazione con le luci che si trovavano in questa bellissima cantina hanno dato questo risultato, motivo per cui siamo passati all'otturatore meccanico. Abbiamo ovviato il problema. Ciò significa comunque maggior rumore, magari quando si vuole utilizzare l'otturatore elettronico in quelle situazioni un po' più discrete, ecco, dovremo sicuramente ancora lavorarci. Ci siamo concentrati tanto sui video perché poi è chiaramente la nostra passione, ma tutte o quasi tutte le migliorie hanno puntato in quella direzione o comunque sono convergenti. Penso al range dinamico, ma penso anche al livello di dettaglio maggiore. Chiaramente abbiamo un sensore d'immagine da 33 megapixel, dunque maggior nitidezza, maggior dettaglio e qualità, sicuramente se poi dovremo andare a stampare i nostri scatti su un formato più grande. Andiamo così alle conclusioni. Sony Alpha 7 IV, che si conferma un'eccellente macchina, soprattutto è migliorata in tutti i punti di vista, sotto tutti i profili, è quindi un ibrido che riesce a mettere d'accordo chi ha bisogno di scatti di alta qualità ma anche di video. Però dobbiamo guardarla da due punti di vista, per chi infatti predilige comunque la necessità di realizzare contenuti video in altissima definizione e magari si tratta di un professionista, ecco, la Sony Alpha 7 S3 rappresenta comunque sempre il punto di riferimento nell'ambito prosumer ed è quindi comprensibile pensare di spendere quei 1000 euro in più e puntare al massimo senza i compromessi del 4K che vi abbiamo raccontato. Se si hanno invece meno pretese, ecco, bene, la 7 IV rappresenta comunque un'ottima scelta. Se la guardiamo invece dal punto di vista fotografico, ecco, sicuramente il passo in più rispetto alla 7 III c'è e siamo anche molto vicini a quelle che sono le performance o comunque i risultati che si possono ottenere con la Sony R4, che costa qualcosina in più. Ecco, lì abbiamo un sensore di immagine a 64 megapixel e quindi che non sempre può essere un vantaggio per chi magari ha bisogno di file più leggeri e magari predilige, perché no, i 33 megapixel che vengono fuori proprio da questa Alpha 7 IV. Ebbene, quindi il suo vantaggio sta proprio lì, ovvero stare con un piede in due scarpe e avere la possibilità di ottenere comunque degli ottimi risultati in entrambi gli ambiti. E dunque prezzo, posizionamento che ancora non sappiamo di preciso, lo sapremo probabilmente nel momento in cui questo video verrà fuori. Si parla comunque di un range compreso tra i 2800 e i 3000 euro. Siamo quindi poco al di sopra della 7 III, che invece si trova a circa 2300 euro.
da sito Sony. Chiaramente vedremo poi lo street price, dove si collocheranno entrambi una volta che l'Alpha 74 sarà fuori. Consiglieremo il passaggio dalla vecchia generazione alla nuova? Ebbene sì, perché poi Sony ci ha fatto aspettare tanti anni, ma poi ha incasellato bene tutti i pezzi del puzzle e migliorato davvero questa macchina per i vari motivi che vi abbiamo raccontato, pochi compromessi, e devo dire che poi posizionata lì molto vicina anche di prezzo farà gola a tantissimi, potrebbe diventare, perché no, il nuovo punto di riferimento per le full frame prosumer. Maggiori informazioni ve le lasciamo qui sotto, gli scatti, i video, tutti i confronti che abbiamo fatto in queste settimane. Da Gabriele è tutto, ciao!